L'obiettivo è quello di arrivare a realizzare il biodigestore che ci permetterà di risparmiare circa il 50% dei costi dello smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avviato un consiglio di amministrazione che ha delle grandi qualità, riconfermando qualche elemento che già c'era e inserendo nuove professionalità. Abbiamo il presidente Massimo Cavalasso, grande esperto di questioni legate ai rifiuti perché ha già gestito società di rifiuti privati. Le cose più urgenti sono sicuramente l'estensione della raccolta differenziata a tutta la città di Pescara. Pescara oggi già fa la raccolta differenziata su 70.000 abitanti, quindi comunque un importante numero visto che sarebbe come la città più grande d'Abruzzo. Deve gestirne altri 50.000. Questo è uno dei primi obiettivi che ci è stato dato dall'amministrazione comunale ed uno dei primi obiettivi su cui stiamo lavorando. Poi c'è l'avvocato Valerio Toppetti, che è un avvocato che ha grandi qualità e voglia di fare. Mi occuperò nell'asset aziendale della supervisione dell'ufficio legale, quindi giudiziale e stragiudiziale, ma anche delle procedure di privacy, anticorruzione e trasparenza. Il nostro obiettivo principale, proprio oggi ad ambiente del nuovo Consiglio di Amministrazione, è quello di dare compimento all'economia circolare. Noi sappiamo bene che il concetto di economia circolare già nasce negli anni 70, e come passo successivo rispetto all'economia lineare, quindi produzione, utilizzo e rifiuto. L'economia circolare prevede che il rifiuto venga riciclato, riutilizzato. Altro? Altro sicuramente la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti. Noi purtroppo siamo costretti a far trattare i nostri rifiuti in impianti molto lontani dalla città. E di fatto questo comporta anche non soltanto un costo importante, ma anche un impatto ambientale importante, perché chiaramente ci sono dei viaggi su questi impianti. Secondo me una cosa importantissima è quella proprio di chiudere il ciclo di rifiuti e di valorizzare i rifiuti il più vicino alla sede di produzione. Abbiamo confermato Alessandra De Luca, l'ingegnere, che già era presente nel consiglio di amministrazione passato, così come la dottoressa Sagazio, indicata dal comune di Città Sant'Angelo, e poi c'è un rappresentante indicato dall'opposizione del comune di Pescara, che è giusto che ci sia. Noi non ci siamo mai tirati indietro rispetto alla massima trasparenza della società e quindi l'inserimento di un elemento che è riferendo l'opposizione è garanzia per tutti.